Gabriele Paolini, il decontestualizzatore cattolico. Oggi è una giornata un po' particolare per me, un po' difficile. Non è iniziata nel modo migliore. Mercoledì 21 agosto 2013. Io sono sceso stamane a vedere la posta casa circondariale di Velletri, Federico De Vincenzo, via Campo Leone 97 00049 Velletri. Il mio produttore, colui che ha portato Gabriele Paolini dal cinema porno, o meglio dalla televisione al cinema porno sociale, colui che ha portato Sara Tommasi dalla televisione al cinema porno, colui che ha portato Nando Colelli, Remo Nicolini, Luca Tassinari, eccetera, eccetera, un uomo geniale, è in carcere ormai da parecchio tempo, da diversi mesi. È in carcere perché la mamma di Sara Tommasi, Cinzia Cascianelli, l'avvocato Alfonso Luigi Marra e la stessa Sara Tommasi hanno portato avanti delle denunce penali nei confronti di Federico De Vincenzo e Giuseppe Matera, Federico De Vincenzo titolare della Dive Star Communication and Production e Giuseppe Matera in qualche maniera, se vogliamo, co-responsabile, co-direttore, co-presidente della FM Video, che è la più importante società di distribuzione di materiale pornografico in Italia. Sono molto sintetico, io oggi inizio alle ore, ho appena dormito 60 minuti, scusate la voce, ma io dormo poco, sono le 8:46 di mattina e io dalle 8:30 di questa mattina, da 16 minuti, ho iniziato uno sciopero della fame e della sete ad oltranza. Signori, io morirò per De Vincenzo, se è necessario. Allora, io voglio mostrarvi queste lettere, senza leggere perché sono molto lunghe, pagina 1, 9 agosto, pagina 2, pagina 3, pagina 4, comunicato stampa e una successiva lettera 12 agosto. De Vincenzo Federico è un uomo innocente per quello che mi riguarda. Ci sono delle accuse. C'è un avvocato straordinario che sta difendendo Federico De Vincenzo, che è Girolamo Catena. Ma l'avvocato Girolamo Catena sta facendo il suo lavoro e io devo aiutarlo. Perché, fatemi dire le cose come stanno in pochi secondi, a Eliceto. Quando abbiamo girato il film, Sara Tommasi non è stata costretta, non è stata drogata. E quindi oggi mi appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, mi appello al Papa Francesco, perché no, mi appello al Presidente del Consiglio Gianni Letta e al Presidente della Camera del Senato perché si possa fare chiarimento su una persona che mi manda una lettera e dice vuole ammazzarsi. Il mio produttore vuole ammazzare. E la mamma? E la mamma, che è sempre la mamma di Federico De Vincenzo, Anna Ioz, è disperata. E io con lei. E allora, signori, vogliamo creare un omicidio, un tentato, vogliamo istigare l'omicidio, il suicidio? Perché Federico De Vincenzo non ce la fa più, deve uscire dalla galera, è innocente, non ha violentato, non ha stuprato, non ha indotto, non ha costretto Sara Tommasi. Sara Tommasi, che io amo, che è la Semiramide del terzo millennio, regina Semiramide del 200, 300, 400 a.C., donna che dice a me piace fare sesso. A me piace drogarsi, signori, lo dice lei. E allora, cara mamma di Sara Tommasi, Cinzia Cascianelli, che mi hai invitato a portare Sara in ospedale, io l'ho fatto.
ha avuto un TSO il 4 luglio, ha avuto un TSO a novembre. E allora, caro, cara magistratura di Salerno, rispettando al massimo il vostro lavoro, io vi chiedo umilmente, facciamo uscire dalla galera De Vincenzo, perché questo si vuole ammazzare, si vuole ammazzare, e io non voglio d'amico dover essere costretto ad andare a un funerale. Abbiate pazienza.